Quale periodo migliore se non quello pasquale per cimentarsi con la scarcella pugliese? Così abbiamo fatto un bel impasto con farina, olio d'oliva, zucchero, due uova, mezza bustina di lievito per dolci e una buccia grattugiata di un limone. Abbiamo fatto un bel impasto e l'abbiamo lasciato riposare per una mezz'oretta. Una volta pronto abbiamo creato la nostra forma, abbiamo provato a fare un cestino e come da tradizione ci abbiamo messo sopra un bel uovo solo. Dopodiché la scarcella va spennellata prima di mettere gli zuccherini, ma mia figlia aveva così tanta fretta di metterli che non ci ha visto più. Provate a farlo anche voi a casa perché è una bella esperienza ed è soprattutto il simbolo della nostra tradizione pugliese. Ma quindi posso mangiare l'uovo solo? Sì, ma mangia prima la scarcella. No.